Questo progetto è un progetto che rientra negli interventi di protezione civile, che sono quelli che riguardano le delocalizzazioni di attività produttive che sono state danneggiate negli edifici che le ospitavano. E nel caso di Castelluccio si tratta essenzialmente di attività ristorative, di bar e di caseifici. E quindi la Regione con la Protezione Civile nei mesi passati ha svolto un lungo lavoro con la comunità di Castelluccio per condividere come affidare delle strutture temporanee che possano ospitare questo tipo di attività in attesa della ricostruzione finale. Ci siamo opposti ad un'idea, quella di chiudere Castelluccio finché non fosse ricostruita interamente. Castelluccio ha bisogno di vivere come tutte le altre frazioni e gli altri comuni del territorio, quindi la popolazione deve rimanere qua e la popolazione deve essere messa in condizione anche di vivere del proprio lavoro. E queste sono persone che vivono essenzialmente di questo, di agricoltura, di allevamenti, di ristoranti, di attività alimentari e turistiche. E quindi questa struttura è stata pensata per ospitare queste tipologie. L'alternativa era tra una semplice spiazzo con i container o un'attenzione anche al contesto in cui andiamo a mettere le strutture di protezione civile. Quindi la scelta che abbiamo fatto è quella di coinvolgere anche una progettazione di qualità che andasse oltre, diciamo così, le tipologie semplici della protezione civile e che si installasse nel territorio in un posizionamento che non fosse per in nessun modo dannoso e che fosse anche reversibile, quindi la scelta, come presenteremo oggi, delle strutture che sono realizzate con una particolare tecnica che ne permette lo smontaggio e la reversibilità sul territorio. E nei mesi abbiamo lavorato con gli abitanti, in modo particolare con quelli che dovevano localizzare le loro attività. Oggi facciamo la presentazione finale, dopo aver fatto una fase anche di illustrazione sia all'ente parco sia alle sovrintendenze, e avvieremo poi la procedura amministrativa vera e propria con le autorizzazioni progettuali e poi le gare per la realizzazione e per il cantiere. Abbiamo già una tempistica? Abbiamo il mese di agosto, sarà utilizzato per completare tutta la fase autorizzativa e per avviare la procedura di appalto. E poi noi abbiamo considerato circa 5 mesi per la realizzazione.